Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Il Brescia gioca la sua prima partita in casa contro il Palermo e sembra un segno del destino per te, per qualche tuo compagno, lo è per Davide Possanzini, lo è per te che ritrovi avversari che conosci bene, una maglia che hai visto. Sì, sicuramente mi farà piacere rivedere alcune persone che ho conosciuto in quei due anni lì, però comunque sarà una partita come tante altre, sarà la nostra prima partita a ritorno in Serie A. Ci sarà lo stadio che l'avranno sistemato, quindi sarà una bella emozione. Prima partita a campagna acquisti finita. Il tuo capitano Possanzini ha dato 8 alla campagna acquisti del Brescia. Tu che voto dai? No, a me voti non ne do, però mi è piaciuta, sono soddisfatto di come hanno lavorato. Io volevo stare sul tuo periodo palermitano. Era un caracciolo del tutto diverso, era un caracciolo che non era riuscito a sfondare perché per colpa degli altri? No, perché... mai. Non è mai colpa degli altri, penso che ognuno di noi si debba mettere in discussione. E io credo che quel periodo a Palermo mi è mancata la maturità di reagire nei momenti no. E quindi poi è andata male, per questo motivo credo. Reagire nei momenti no, sentire quello che era l'ombra... No, ma non c'entra neanche Toni, l'ombra, perché quando sono arrivato io ho iniziato benissimo. E che poi, come tutti sappiamo, comunque in una stagione non è che puoi fare 30 partite su 30 da 8 in pagella. E primi momenti no, io avevo mollato, non mi era passata la voglia di stare a Palermo, non mi allenavo bene e quindi poi le ho pagate tutte. Quindi non c'è nessun dente avvelenato nei confronti? No, assolutamente no, sarà dente avvelenato perché comunque è la prima partita che faremo in casa davanti ai nostri tifosi e ci sarà la voglia di fare bene, la voglia di tornare a fare gol in Serie A e la voglia di poter fare risultato. Esperienza godosa a Palermo, buon inizio, male la spina, che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato, che cosa sei diverso adesso grazie anche a quella esperienza? Ma sicuramente qualche anno in più. Mi ha insegnato che nel calcio se vuoi raggiungere grandi obiettivi comunque non ti devi mai fermare o non devi mai mollare nei momenti di difficoltà, anzi sono proprio i momenti di difficoltà che ti devono dare la forza di reagire e fare sempre meglio. Uno scontro anche tra attacchi stellari, Palermo-Brescia? Sì, sicuramente loro hanno un attacco stellare, sono fortissimi, mi piacciono tutti quelli che giocano lì davanti nel Palermo. Anche i nostri attaccanti secondo me sono forti, solo che è da poco che giochiamo insieme, dobbiamo migliorare e quindi con il lavoro che stiamo facendo e faremo secondo me riusciremo a divertirci. Duello Caracciolo-Hernández? No, non ce n'è di duelli, il duello è Brescia-Palermo e basta. Tu pensi poi ovviamente di scegliere di vedere in campo, di proporre in campo contro tutto il reparto che è davanti e i tre dietro, secondo te è un attacco troppo ritardato o in casa quanto meno? Ma non lo so, anche io credo che anche se dovessimo giocare in casa comunque non è che siamo il Milan o l'Inter, possiamo permetterci cose del genere, poi tra l'altro è una cosa che non abbiamo mai provato fino ad ora, poi non so le idee del mister se ci porteranno a fare questo. Ecco, a proposito di non essere Milan o l'Inter, dopo Parma il mister ci ha detto che Vianetto non siamo a Real Madrid e prima di tutto facciamo sudare il pallone perché a Parma magari qualcuno anche inconsciamente avrà pensato che ha fatto bene a fare questo richiamo, vi serviva, l'avevate già capito da soli. Ma penso che abbia fatto benissimo a dire questa cosa, è una cosa che ho notato anch'io, probabilmente eravamo abituati alla Serie B che noi giocavamo da grande squadra perché andavamo in campo e avevamo la palla, l'avevamo sempre noi, abbiamo visto che in Serie A è totalmente diverso, quindi dovremo giocare da provinciale e non da grande squadra, allora potremo fare bene. Nella maturità che hai acquisito c'è anche il fatto che ti esponi in prima persona quando ritieni che sia il caso. Quest'estate l'hai già fatto due volte, l'hai fatto per Francesco Vega e i risultati ci sono stati perché Vega è rimasto.
l'hai fatto per chiedere ai tifosi di abbonarsi, di dare un sostegno a Brescia, e in questo caso per adesso sei stato meno ascoltato. Ah sì, questo poi starà a noi partita dopo partita a convincere la gente ad andare allo stadio, come d'altronde lo è stato negli ultimi anni. E comunque le volte che io mi sono esposto l'ho sempre fatto per il bene del Brescia, cioè non è che ho guardato, in questo caso Bega è un mio carissimo amico, però non è che ho guardato l'amicizia. Io per le ultime esperienze fatte qui a Brescia mi sentivo di dire quella cosa perché per me era importante. Poi sicuramente sono sicuro che il presidente non ha scelto di rinnovare a Vegas perché l'ho detto io, non so neanche se l'avrà sentito sinceramente, però mi andava di dire quella cosa e l'ho detta. L'impressione è che anche pensando alla parte di me, che ci sarà un'emergenza difesa, no? I nuovi che sono arrivati all'ultimo momento, eccetera, l'impressione è che ci vorrà comunque un po' di tempo per vedere il vero Brescia, che potrà volerci della pazienza, magari anche per vedere i risultati, cioè di cui ci siete consci. Sì, sicuramente. Potrebbero però anche non venire subito risultati. Sì, ma noi non è che andiamo in campo pensando che non verrà risultato, noi ci stiamo allenando per cercare di vincere la partita col Palermo. Poi sappiamo che ci vorrà tempo per giocare sempre meglio, ma è normale. Penso che qualsiasi squadra più farà partite, più si allenerà e più starà meglio. Questa cosa di giocare alle 12:30 ti incuriosisce, ti lascia iniziare? No, mi incuriosisce, è un orario che sicuramente ti farà sentire meno la tensione perché arriva subito. Mentre quando magari giochi la sera c'è tutta la giornata lì e un po' la tensione ti mangia, diciamo. Riesci a un confronto Corioni-Zampaini? No, meglio di no. Vincerebbe sicuramente Corioni. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.